Questa è la settimana nazionale della prevenzione oncologica. Noi della Lega Italiana Lotta contro i Tumori teniamo molto a questa cosa, perché sappiamo per certo che con la prevenzione, cioè con i corretti stili di vita, alimentazione, non fumando, la corretta attività fisica, noi possiamo prevenire 4 tumori su 10. Già ci siamo occupati di popolazioni migranti su Milano, qui abbiamo fatto molte visite di prevenzione oncologica con mediatori culturali. Negli ultimi anni ci stiamo portando verso queste aree più marginali, più fragili. Per la prima volta la prevenzione oncologica arriva all'interno di un carcere con un ambulatorio mobile. Siamo nella casa di reclusione di Bollate, alle porte di Milano, che fa dell'inclusione uno dei suoi punti di forza. Sono 1.350 i detenuti, di cui 100 donne, ed è a loro che in questa prima esperienza di prevenzione senza barriere si è rivolta l'ILT con il personale sanitario della SST Santi Paolo e Carlo per uno screening mammografico e ginecologico. Le donne sono molto attente alla propria igiene personale, sono in uno stato di anche serenità in qualche maniera, tutte molto contente di poter usufruire di questa iniziativa. Susanna è una di loro, ha 54 anni, ha partecipato a tutto il programma di prevenzione ed ora è impegnata a sensibilizzare le altre detenute. Questo ambulatorio mobile per noi è stato una possibilità enorme, ha previsto una visita ginecologica completa, il pap test, abbiamo fatto la mammografia e l'ecografia mammaria, con l'unicità sta anche nell'avere i risultati immediati. Per agevolare il check-up sono stati fatti dall'ILT 4 incontri di preparazione rivolti a detenute dai 20 ai 70 anni, con l'obiettivo di porre attenzione ai segnali del corpo e ad imparare comportamenti corretti per la salute. Hanno aderito in 85, con domande e testimonianze personali. Mi sono trovata benissimo con dei dottori che comunque ci hanno fatto sentire a nostro agio, senza vivere il disagio, tra virgolette, di essere all'interno di un carcere. Anche per Barbara si tratta di un appuntamento importante per le detenute, per continuare a prendersi cura della propria salute o per iniziare a farlo, come è accaduto ad Alexandra. Sono controlli che non ho mai fatto, non ci avevo mai pensato a fare, e un po' di ansia c'è, non lo nego. È buono anche per monitorare, per tenerci comunque sempre curati e prevenire soprattutto.